Il 19 settembre del 2007, il vescovo di Cosenza Bisignano, Monsignor Salvatore Nunnari, ha celebrato in San Giovanni Rotondo una messa per la novena in preparazione alla festa liturgica di San Pio da Pietrelcina. Nella prima parte della sua omelia che abbiamo ascoltato ieri, Monsignor Nunnari ha parlato di un episodio che lo ha riguardato da vicino, legato a Padre Pio. Ma nella seconda parte che proponiamo quest'oggi si sofferma in particolare sulla saggezza del santo cappuccino, che fu quella della croce. La vita di Padre Pio ha il sigillo della croce nelle sue sofferenze. Ha dovuto subire incomprensioni, proibizioni e anche calunnie. Ha sopportato tutto con umiltà, con eroica ubbidienza, uniformandosi in tutto al servo sofferente, all'agnello mansueto condotto al macello, senza protestare, senza mai ribellarsi. In questa sua imitazione del Signore crocifisso, la celebrazione eucaristica rappresentava la vetta del Calvario, vissuta quotidianamente da Padre Pio. Infatti, la celebrazione della messa di Padre Pio non era solamente segno visibile e tangibile, espressione, epifania della sua spiritualità, ma sua fonte e scaturigine. Nella messa non celebrava solo il mistero eucaristico, ma rinnovava il sacrificio del Signore. Venne ragione chi gli fu vicino poteva affermare che se Padre Pio non fosse stato sacerdote, e più precisamente se non avesse celebrato messa, la sua presenza nel mondo sarebbe stata notata di meno. La celebrazione dell'Eucaristia aveva invece letteralmente sconvolto l'andamento della sua e dell'altrui esistenza. Cari confratelli che concelebrate stasera con me, comprendete, comprendiamo che cosa significa la nostra celebrazione eucaristica come segno di questo mistero di dolore e di amore. Di dolore e di amore, così l'espressione di Padre Pio. Perché il dolore senza l'amore non si comprende, anzi può diventare anche disperazione. E d'altronde, cari confratelli, l'amore se non diventa dono, che cos'è? E se il dono non diventa rinuncia, mortificazione, che dono è? Non c'è dono senza rinuncia. Questo assimilarsi a Gesù crocifisso, questo sentire nelle sue membra i dolori del Signore crocifisso e trafitto hanno operato in Padre Pio la convinzione di essere chiamato a collaborare in modo peculiare all'opera della redenzione. Senza questo costante riferimento non si comprende la sua santità. Ha detto Giovanni Paolo II, la Santa Messa era il cuore è la fonte di tutta la sua spiritualità. Dall'altare al confessionale, altro luogo privilegiato del suo stare in mezzo ai fratelli, il mistico, dopo aver gustato le dolcezze del Signore, assapora le amarezze del peccato che trascina l'uomo nelle mani di Satana. Dirà Giovanni Paolo II, il Papa del misterioso intreccio di santità con il nostro Padre Pio, lo dirà nel giorno della canonizzazione. È in questa consapevolezza del valore del sangue di Cristo che Padre Pio sperimenta visibilmente nel suo corpo che scaturisce l'altro aspetto della sua santità. Diventa dispensatore della misericordia di Dio, rendendosi a tutti disponibile, specialmente nell'amministrazione del sacramento della penitenza. Il ministero del confessionale, che costituisce uno dei tratti significativi e distintivi del suo apostolato, attira folle innumerevoli di fedeli al convento di San Giovanni Rotondo. E ancora il Papa
ad accennare una questione che di tanto in tanto ritorna nel tratto qualche volta duro di Padre Pio. Anche quando quel singolare confessore trattava i pellegrini con apparente durezza, questi, presa coscienza della gravità del peccato e sinceramente pentiti, quasi sempre tornavano indietro per l'abbraccio del perdono sacramentale. Dopo le stimmate fu raggiunto e si è fatto ferire dalle molteplici miserie che affliggono i fratelli, entrando sempre più in intimità di vita con il Cristo, amando con il suo cuore, guardando con i suoi occhi, parlando con la sua bocca, operando con le sue mani piegate, facendo così sua l'intuizione di San Tommaso: misericordia è essere colpiti dalla miseria altrui come fosse propria. Ecco lo stile di Padre Pio. E quale miseria più grande nelle lunghe ore della grande desolazione spirituale accogliere anime schiavizzate da Satana, non sempre consapevolmente consapevole della loro reale situazione. Il pensiero, dice Padre Pio, di vedere tante anime che vertiginosamente si vogliono giustificare nel male a dispetto del sommo bene che le affligge, mi tortura, mi martirizza, mi logora il cervello e mi dilania il cuore. Mi martirizza. Comprendiamo questa parola. E ancora il crocifisso. Mi martirizza. Siamo sempre dentro il Mysterium Crucis. Dalle miserie morali a quelle fisiche. Ma perché parlarne? È parola scritta duratura nel tempo la grande realizzazione della casa della sofferenza, meno noti altri suoi interventi ed opere di carità. Come era esigente, come chiedeva con forza ai suoi superiori alcuni interventi, pensò a tutti i figli di questa terra, dai piccoli agli anziani. Interventi e opere che ci parlano di un cuore grande che, come quello del suo padre Francesco, a dire di Chesterton, si spaccò, questo cuore di Francesco, quando contenne il mondo. Così il cuore di Padre Pio. Avendo però Padre Pio anche lui affidato alla Vergine Maria, che invocava col bel titolo di Santa Maria delle Grazie, gli uomini, noi tutti, che con la semplicità del cuore, col sensus fidei, che è proprio della gente buona, semplice, col senso della Chiesa, l'abbiamo da sempre compreso e venerato santo. L'umile frate Cappuccino ha detto di lui, Giovanni Paolo II, l'umile frate Cappuccino ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto dei fratelli. Padre Pio, siamo ancora sempre nello stupore e nella contemplazione delle cose grandi che Dio ha operato in te per tutti noi. Amen.